Host 2015, ci troviamo allo stand della Spinel con Cesare Spinelli, un gradito ritorno dopo lungo tempo. Cesare, bentornato. Bentornato anche a voi, gli spettatori. Noi naturalmente ad ogni evento cerchiamo di fare le riprese, vediamo se siete disponibili per un'intervista. Quest'anno qui a Host 2015 presentate un po' di cose per l'Horeca e tu stesso hai detto il tempo lo troviamo, stai certo, perché dovete sapere che a ogni evento questo stand è sempre affollatissimo, per cui è proprio difficile raggiungerti fisicamente, caro Cesare. Cesare, allora, voi quest'anno presentate, come dicevo prima, più cose, ma andando a riproporre e consolidare dei modelli che tradizionalmente proponete al mercato, facendo però far capolino a delle nuove iniziative. Quali sono? Beh, innanzitutto noi confermiamo la produzione di macchine fatte per durare, questa è una nostra prerogativa. Macchine che non sono studiate con un'idea di obsolescenza programmata, ma macchine che sono studiate e concepite per durare nel tempo. Naturalmente la gamma è completa, si va dalle macchine piccole per gli uffici, per l'office coffee service, fino a delle macchine professionali a tutti gli effetti per il settore Horeca. Diciamo che intanto la regina del momento, quella dell'ultimo anno, è stata la macchina Ciao. Sì, Ciao è nata è sul mercato dai primi di gennaio 2015, ha riscosso un grande successo, è comunque una macchina che si colloca su una fascia di prezzo medio, non proprio basso, però nemmeno tanto alto, ma che comunque conserva le caratteristiche e le prerogative delle macchine Spinel, quindi gruppo in ottone, nuovo sistema idraulico autopulente, questa è una cosa importante, brevettato. E abbiamo un brevetto internazionale e attenzione ai consumi e all'impatto ambientale, è l'unica macchina che riesce a fare un ottimo caffè espresso con soli 400 watt, questa è una cosa molto ma molto importante, di attenzione ai consumi, di attenzione alla sostenibilità delle produzioni. Beh, diciamo anche che è una macchina che ha altre piccole caratteristiche, è solida, se tu batti con il pugno vicino la senti piuttosto forte, è una macchina insomma. È una macchina Spinel, produzione come al solito e come la nostra idea di fare impresa 100% made in Italy, confermiamo questa prerogativa della nostra azienda. Una macchina che è fatta anche a tutela del gestore. A tutela del gestore, perché è una macchina che dura, una macchina che ha all'interno un contacolpi e quindi la possibilità di bloccare le erogazioni programmate. Quindi attenzione. Vogliono fare i furbi. Sì, naturalmente chi va su internet magari a comprare delle cialde diverse, no? Quindi magari può utilizzarle sulla macchina, la macchina è dotata di contacolpi e quindi si blocca al quantitativo programmato. Ed è una macchina fortemente suggerita anche e soprattutto per il settore domestico in pienissima espansione nell'ultimo biennio. Sì, è una macchina molto carina, di un design accattivante, moderno, disponibile in più colori, che si adegua e si inserisce nelle cucine moderne delle famiglie italiane. Il successo della Ciao, mi spiegavi prima dell'intervista, vi ha indotto a favorire la progettazione e la presentazione di una nuova macchina dedicata al micro Horeca. Mi hai spiegato che una volta raddoppiata avete chiamato Ciao Ciao. Sì, una grande fantasia, però diciamo i gruppi della Ciao, è una macchina molto ridotta, quindi due Ciao messi insieme fanno ciao ciao. Ed è una macchina che ci chiedeva il mercato, perché c'è l'esigenza di installare macchine porzionate nel micro Horeca, nelle piccole pizzerie, nei piccoli fast food, nei piccoli luoghi di ristorazione tradizionale. Ma non vi siete fermati alla Ciao Ciao. Alle nostre spalle infatti abbiamo quelli che potrebbero essere considerati dei veri cavalli di battaglia, con delle più che semiprofessionali, io dico super professionali di vostra produzione, e che ora io ti invito a spiegare una per una in modo dettagliato ma estremamente rapido.
Allora, la nostra azienda si caratterizza da sempre nella produzione di macchine porzionate a capsule e cialde per l'Oreca. Quando nessuno ci credeva, nel 98, nella prima Venditalia, fiera Venditalia del 98, noi presentammo la prima macchina a cialde a due gruppi per il settore Oreca. All'epoca era una sfida, non ci credeva nessuno. Qualcuno ci diceva che eravamo dei visionari, beh, quella visione a distanza di un po' di anni ci ha dato ragione. Attualmente mi permetto di dire, interrompendoti, che proprio in quella occasione ho avuto modo di conoscere Cesare Spinelli e dire: oibò, questa è una macchina diversa rispetto alle poche altre sul mercato, perché ce n'erano molte poche sul mercato, ma con caratteristiche vincenti, perché robusta, perché macchina. Poi oggi, a 15 anni di a 17 anni di distanza, puoi dire con orgoglio: è una Spinel. È una Spinel, attualmente. È una Spinel. È un elemento caratteristico che è andato appunto a caratterizzare tutto ciò che siete andati a produrre nei successivi 17 anni. A te la parola per presentare queste altre macchine. Adesso le macchine per il settore Oreca, le ammiraglie sono Jasmine col sistema a capsule e Jessica col sistema a cialda. Un gruppo, due gruppi, tre gruppi, dosatori volumetrici, scaldatazze, tutto ciò che serve per il settore professionale. Che fanno appunto delle vostre macchine non delle semi professionali ma delle super professionali. Professionali a tutti gli effetti, anche gli accessori, per esempio questa è una lancia. Aspetta che passo da quest'altra parte in modo... Per esempio la lancia a vapore è una lancia a snodo, antiscottatura, quindi l'operatore professionale, il ristoratore, il barista la può prendere con le mani, non si scotta, è una macchina professionale a tutti gli effetti, non solo come gruppi erogazione ma anche come accessori. Questo è comunque un dettaglio importantissimo, perché sommando tutti i dettagli si va a ottenere un risultato super. Sì, un risultato che lo dice il mercato, lo dicono i nostri clienti, sono delle macchine molto apprezzate dal mercato. Attualmente l'evoluzione qual è? Abbiamo spostato, adattato i gruppi alle nuove tendenze del mercato, delle produzioni di caffè, che si stanno spostando sulle capsule autoprotette. Quindi sono delle macchine che, partendo da una capsula autoprotetta, riescono ad erogare un ottimo caffè espresso, sia capsula singola ma anche capsula doppia, per rendere ancora di più queste macchine idonee a un consumo professionale. Attualmente quali sono i formati e i sistemi disponibili? Jasmine è una macchina che è capace di erogare tutti i sistemi disponibili di capsule, diciamo, di capsule di caffè. Si parte dalla capsula FAP compatibile da 7 grammi, la capsula FAP compatibile da 14 grammi per l'erogazione del doppio caffè, le capsule Nespresso compatibili, le capsule Lavazza Blu compatibili. E quindi queste macchine sono state studiate anche per poter erogare queste tipologie di capsule. È un'evoluzione del mercato, è una tendenza che noi giustamente come produttori stiamo cogliendo. Ho notato che però alla tua sinistra ci sono due capsule di colore rosso che mi suonano in qualche modo familiari. Sì, il colore rosso ormai è un colore di tendenza, diciamo, è anche distintivo di una casa che si chiama Mita Cailli. Sì, Mita Cailli è un orgoglio da parte della nostra azienda poter lavorare con queste aziende importanti, in particolare con Mita Cailli. Perché appunto queste due capsule rappresentano un'evoluzione del mercato, delle capacità produttive delle aziende che rappresentano il Made in Italy con grande orgoglio di noi italiani. Quindi queste qui sono state studiate sia il gruppo per la capsula MPS singola e anche per la capsula doppia, per l'erogazione dei 14 grammi per l'erogazione dei due caffè.
Ecco, noi proprio stamani abbiamo intervistato Roberto Sasso, il responsabile vendite Italia di Illy, e lui ci ha mostrato la macchina che al momento va a erogare il prodotto doppio beccuccio, proprio con il capsulone, come Dino Macchi ce lo ha presentato il mese scorso, il capsulone per una doppia erogazione destinata all'Oreca. Direi Oreca come micro, come midi, come maxi, perché queste capsule possono riuscire a erogare davvero un ottimo prodotto con 14 grammi, 14 grammi che rappresentano ovviamente una doppia tazzina. E allora Cesare, sei stato come al solito molto dettagliato, sei riuscito a far comprendere quelle che sono le novità, che però mi dicevi non si fermano qui, perché c'è una primizia di cui volevi parlare. Solo un piccolo accenno: abbiamo lavorato su un sistema di estrazione della capsula con caricamento verticale che ci porterà a produrre delle macchine con i nuovi sistemi di piccole dimensioni e adatte ad erogare capsule con i nuovi sistemi, quindi sistemi autoprotetti. Qual è il target? Il target è il modello Ciao, quindi si andrà a collocare su una fascia di prezzo giusto rapporto qualità-prezzo, ma comunque rimane una macchina di produzione italiana, una macchina che avrà delle caratteristiche che la renderanno una macchina ideale per l'operatore professionale. E quindi da una parte una macchina dedicata al settore domestico, che può essere utilizzata anche nel settore uffici, ma che ha delle caratteristiche del marcate Spinel, e cioè è robusta, è duratura nel tempo. Sì, robusta, duratura nel tempo, facilità di accesso, attenzione ai consumi, attenzione naturalmente alla qualità del prodotto erogato. Con un costo moderato. Giusto, un costo giusto. Sì. E allora Cesare, grazie, sei stato cortesissimo. Diamo un saluto agli amici di VendingTV.it, rimandandoli poi a Venditalia 2016, dove andrete a presentare questa e qualche altra novità che ancora non hai voluto svelarci, un po' per scaramanzia, un po' per appunto non andare a dire ciò che è, che bolle in pentola. Certamente, non si può svelare tutto, possiamo però già dire il nome, ce l'abbiamo del nome. Butta fuori. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. E allora Cesare, grazie, sei stato come al solito cortesissimo. Saluta gli amici di VendingTV.it. Un saluto a tutti e ci rivediamo a Venditalia. Bye bye. Bye bye. E allora io nel frattempo, dopo questo bye bye di Cesare Spinelli qui allo stand Spinel di OS 2015, continuo a fare altre interviste. Non andate via, perché abbiamo da documentare tantissime altre novità presentate in questa biennale internazionale. Bye bye. Bye bye.